Printer Show, siamo nello spettacolo. Francesco, ci siamo? Sì. Bene. Aspettiamo. Buonasera a tutti. Però aspetta un minuto se non sono ancora le. No, ci siamo. Ci siamo. Buonasera a tutti, ripeto. Vi ricordo che l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca ha organizzato ed organizza anche questa serata, anzi questo ciclo di quattro serate, dedicato a che cosa? Dedicato alla Shoah, dedicato al giorno della memoria. E oggi è il giorno del ricordo. Mi va di dire che sono fatti diversi. Sia il giorno del ricordo, sia il giorno della memoria. Fatti che sono accomunati da grandi tragedie. Noi abbiamo intitolato questo ciclo Per non dimenticare, storia, memoria e filosofia. Prima di continuare, devo chiedere a qualcuno di spegnere il microfono perché c'è un ritorno. Io lo Grazie. Va bene. Luciano, per favore, si spegne il microfono. Grazie, Luciano. Allora, rifacciamo un po' i passi che abbiamo fatto in questi giorni. Il 27 gennaio, il dovere della memoria e il valore della storia. Cosa e come ricordare il 27 gennaio. Il 29, Shoah e parola. Il 2 febbraio, Berlino 1940, la convocazione. Oggi, 10 febbraio, giorno del ricordo, l'umanità negata dalle leggi razziali e dai totalitarismi. Un percorso breve attraverso la storia della filosofia. Questa sera a condurci per mano ci sarà Annabella Dagri, docente all'Unical, e Pasquale Muià. Interverranno anche Antonino De Giorgio, Luciano Figliomeno e altre persone, se vorranno intervenire, avranno a disposizione la chat per porre domande. Io intanto ringrazio ancora una volta chi sta seguendo questo ciclo, chi è presente a queste serate, e cedo la parola a Pasquale Moiano. Grazie ancora. Pasquale, hai il microfono, Il Pasquale. mio microfono è acceso. Grazie, grazie, buonasera a tutti, a quelli che si sono connessi a questo ciclo di incontri e oggi con particolare riferimento il giorno del ricordo. È giusto che noi si ricordi questi eccidi. Quanti erano non lo sappiamo. Nessuno storico è riuscito a quantificare quanti siano stati i morti delle foibe. Il fatto è che c'è chi dice 6.000, c'è chi dice 5.000, c'è chi dice 30.000, 3.000, 11.000, non si sa. Ebbene, a parte questo, che è giustamente come diceva il presidente del Alb, Cosimo Pellegrino, sono due cose diverse di quello che noi oggi andremo a cercare di discutere, parlare con la professoressa Annabella Datri su un aspetto diverso praticamente, sull'umanità negata dalle leggi razziali. Le leggi razziali lo sappiamo che sono state formalizzate nel 1938, se non vado errato, e da lì poi sono state applicate. Bene, da questo punto di vista l'umanità negata dalle leggi razziali e dai totalitarismi
e che hanno provocato tutto ciò che purtroppo di brutto è successo nella seconda guerra mondiale e nel post guerra mondiale, perché non dobbiamo dimenticare il dopo. Qualcuno di voi si può anche chiedere che cosa c'entra la filosofia con i totalitarismi, con le leggi razziali. Beh, in un certo senso, detta così, potrebbe non accentrare niente. Invece scopriremo, secondo me, attraverso quello che ci dirà la professoressa Annabella D'Atri, che io devo anche ringraziare per l'impegno profuso nell'aver perorato la causa del patrocinio da parte dell'Università ad Alb per questo ciclo di incontri. Grazie professoressa per questo aiuto che ci ha dato. E allora io le lascerei subito la parola, ti lascerei subito la parola affinché tu ci introduca in un mondo che spesso è dimenticato e noi siamo qui oggi per ricordare invece. Prego. Grazie, allora, dovrei ringraziare in automatico, come si fa di solito, diritto per l'invito. Invece vi devo dire che io vi ringrazio non in maniera rituale, ma in maniera convinta, perché chi mi conosce lo sa, non ho mai accettato di affrontare questo tema per due ragioni. Una per ragioni c'è un po' di la linea è disturbata, scusate. Una ragione è di natura soggettiva. Non riesco a mantenermi distaccata nell'affrontare questo tema. E il secondo motivo è di tipo oggettivo, e cioè io che mi professo filosofa, non soltanto insegno storia della filosofia, ma ambisco ad essere una filosofa, cioè una pensatrice. Non ho mai accettato il fatto che, soprattutto nel Novecento, ci potesse essere una commistione fra alcune filosofie e i totalitarismi. Mi riferisco in particolare a un ampio pezzo di filosofia tedesca. Ora io non vorrei fare troppi nomi, ma alcuni li devo purtroppo fare. Il primo che deve essere fatto, primo nome, è quello di Heidegger, Martin Heidegger, che ormai è certo, nonostante molte difese sono arrivate nel corso degli studi, perché c'è stato un ripensamento, una riscrittura, c'è poco da fare. Di recente anche la collega Donatella De Cesare ha riesaminato i Quaderni neri. C'è poco da fare. L'adesione di Heidegger al nazismo fu convinta. Allora, siccome io da un punto di vista filosofico invece apprezzo molto la profondità del pensiero di Heidegger, ecco, stavo parlando della ragione oggettiva, non riuscivo ad affrontare con calma, con pacatezza, con l'oggettività che si conviene quando facciamo scienza, e noi facciamo anche scienza quando facciamo filosofia, cioè applichiamo in maniera metodica il pensiero. Ebbene, vi dicevo, quindi è la prima volta che accetto di affrontare questa questione. E questione che a mio avviso potrebbe essere quasi in maniera elegante da qualche retore chiamato un vero e proprio ossimoro, cioè come è possibile conciliare la filosofia che è
sapienza, saggezza, con la negazione dell'umanità, anche perché tutti noi, credo che anche quelli che non sono filosofi di professione lo sappiano, filosofia significa e nasce come amore per la sapienza. Ma qui c'è un piccolo problema. Noi, che ovviamente traduciamo sempre dal greco, a volte diciamo amore per la sapienza, a volte diciamo amore per la saggezza. Vedete come sono importanti le parole. Mi fa piacere che in una delle serate avete affrontato la questione delle parole. Nietzsche diceva che le parole sono come pietre. In questo caso, quello a cui mi riferisco, il fatto che in origine la filosofia sia contemporaneamente amore per la sapienza e per la saggezza indica che nel pensiero greco, come vedete il mio sfondo è la scuola d'Atene con tutta la filosofia greca, per il pensiero greco non c'è una netta frattura fra conoscere e saper fare, fra il deliberare in maniera saggia, fra l'assumere decisioni responsabili nella comunità e la conoscenza. Ecco, questo nesso è contenuto nella stessa parola filosofia. Invece non possiamo fare tutto il percorso attraverso le altre età, ma invece proprio questo enorme pensatore che è Heidegger, che si richiama al pensiero greco, riprende del pensiero greco non tanto gli aspetti etici, gli aspetti, diciamo, della saggezza, quelli che hanno a che fare con la saggezza dell'uomo, ma riprende quegli aspetti che hanno a che fare con quella parola difficilissima. Mi dispiace se non tutti possono, cioè se qualcuno si spaventa rispetto a questa parola, cioè metafisica. Ma la parola metafisica, detto in soldoni, significa semplicemente rispondere alla domanda: che cosa è ciò che è? Che cosa è ciò che ci circonda? La domanda: che cos'è l'essere? Questa è la domanda che, con parola difficile, chiamiamo domanda metafisica. Ebbene, nel momento in cui Heidegger si concentra sul tema dell'essere, e anche se fa un'analisi anche dell'essere umano nel suo essere collocato in questa realtà dell'essere, la sua attenzione si sposta più sul tema dell'essere, sul tema che l'uomo non è responsabile in prima, questa è la parola chiave, non è responsabile in prima battuta di se stesso e delle sue azioni, perché originariamente è inserito in una totalità, diciamolo usando un termine che ci aiuta di più in questo, nel contesto storico, è quasi affidato al suo destino e quindi è privato, ecco, è privato di tutte quelle libertà e autonomie che invece, a mio avviso, proprio nel pensiero greco vengono sottolineate. L'uomo greco è non solo l'uomo che conosce, ma è l'uomo politico, è l'uomo che non è niente al di fuori della polis, al di fuori della comunità umana, dei suoi pari. Ovviamente ci bisognerebbe distinguere che significa la polis, tante cose andrebbero dette, ma quello che mi preme dire è che il Novecento, per alcuni pezzi di filosofia, annulla, ecco,
annulla questa peculiarità del pensiero antico, che a me, e io me la sono a questo punto me la sento di sostenere che proprio aver eliminato, ecco, quello che mi piace chiamare il primato dell'etica in filosofia, aver, o se non è del tutto eliminato, ma comunque aver messo fra parentesi il primato dell'etica in filosofia, è stata, dico, questa operazione che ha favorito anche, ecco, il proliferare dei totalitarismi nel Novecento. E non voglio dilungarmi ancora molto, aspetto le vostre domande, però siccome mi avete detto che arrivo come ultima, come non, ovviamente faccio una citazione di un grande filosofo, ma non voglio paragonarmi a lui, Hegel diceva la filosofia arriva sul far della sera e riconduce a concetto tutto ciò che è avvenuto. Ebbene, noi dovremmo, appunto, a mio avviso, poter ricondurre a concetto unitario avvenimenti che, come avete giustamente benissimo detto, sia Cosimo che Pasquale, e come ha già detto nella prima serata il collega Spartaco Capogreco, hanno delle caratteristiche storiche completamente diverse, però hanno in comune purtroppo qualcosa, e questo qualcosa è la facilità con la quale siamo stati per mezzo secolo, ma ancora in alcuni casi lo siamo, dominati dai totalitarismi. Io aspetterei domande, se no vado avanti. Pasquale, non sento. Non sento. Devi aprire il microfono. Francesco, il mio microfono. Mi senti? Sì, adesso sì. No, è che Francesco... va bene. Dicevo, tu come filosofa, naturalmente hai individuato nel secolo breve, appunto il Novecento, quei filosofi che hanno definito elitaria alcune correlazioni con quelli che sono stati indubbiamente i pensatori classici, da Socrate, Platone, Aristotele e così via. Ma tu, come filosofa, come ti collochi all'interno di questo pensiero del secolo breve? Qual è la novità centrale che i nuovi filosofi ci hanno donato? Ovviamente potrei dire che bisognerebbe distinguere diverse correnti, ma sarebbe facile per me dire, calmatevi, la filosofia è un grande mare in cui ci sono tanti pensatori, ma invece voglio rispondervi, perché io personalmente ritengo che esiste, ma non tanto nel Novecento, ma lo precede, una svolta nel pensiero filosofico, a mio avviso, che è costituita dal pensiero di Kant. Ora, anche qui, ovviamente, non vorrei spaventare citando molti filosofi, ma Kant, a mio avviso, lo dobbiamo citare, proprio perché, dico solo questo, proprio perché quella che io chiamo la svolta kantiana consiste nell'aver mostrato come in filosofia esista e deve esistere il primato dell'etica. Non entro nei dettagli, sappiamo, nel raccontarvi le critiche che ha scritto Kant, non mi interessa questo. Voglio rispondere alla domanda. Non è un caso che questo aver messo al centro, poi vorrei poi spiegarvi qual è il nocciolo duro di questo primato dell'etica in Kant, ma
lo farò anche citando altri due filosofi che invece costituiscono, rispetto ad Heidegger, quella che secondo me è veramente la risposta adeguata allo stesso pensatore. Volevo dire che questo primato dell'etica significa che, vabbè, cito soltanto le famose tre domande kantiane, no? Cosa è consentito conoscere, cosa dobbiamo fare, cosa ci è consentito sperare. Ecco, queste sono le tre famose domande kantiane. Ma la cosa fondamentale è che Kant riesce a ricondurre l'uomo, ecco, al centro della scena, nel senso che non solo è protagonista della conoscenza, non si può trincerare dietro una presunta oggettività. L'uomo è responsabile anche di ciò che conosce e soprattutto è responsabile quando agisce. E l'uomo è veramente rispondente alla sua natura di essere razionale, non tanto quando si applica a conoscere le leggi della natura, ma quando ricerca la legge morale in sé. Questo primato, che è il primato della ragion pratica in Kant, significa che l'essenza dell'uomo consiste nella sua capacità di dare a se stesse le regole, dare a se stesso la legge, ma un tipo di legge che non è di tipo soggettivo, è una legge che costituisce anche una delle leggi fondamentali dell'umanità, riesce a costituire, a far sì che l'uomo diventi cittadino del mondo, obbedendo a una legge che è contemporaneamente iscritta nella propria coscienza ed è condivisa dagli altri esseri umani. Volevo, a questo proposito, se posso andare un attimo avanti, dire che di fronte ad Heidegger possiamo però ricordare due figure, una donna famosissima, la Hannah Arendt, alla quale si deve un'opera fondamentale che si chiama Le radici del totalitarismo, perché questa filosofa, che è stata allieva, vabbè, anche amante, lasciamo stare le vicende biografiche, ha avuto vicende alterne di apprezzamento, di rifiuto nei confronti del maestro. La cosa che mi interessa è che la stessa Arendt, partendo, che ha studiato con Heidegger, partendo da alcuni concetti del maestro, si interroga di fronte appunto a quello che vede, è del 51 Le radici del totalitarismo, quindi ha già visto tutti gli orrori della guerra, del post-guerra, e quindi ritiene essenziale spostare quell'interesse che, come vi dicevo prima, per Heidegger non era un interesse mondano nel senso che noi diamo alla parola mondano, cioè nel senso dell'interessarsi e del prendersi cura del mondo che sono gli altri uomini, del mondo che è fatto fondamentalmente da uomini. L'universo del mondo per Arendt non è l'essere in generale, ma sono gli altri uomini. Allora, ecco, scusami Annabella, all'interno di questa natura, all'interno, sì, di questo discorso che tu stai facendo, vorrei un attimino stringere il campo sulle leggi razziali, e cioè indubbiamente tutto ciò che tu hai detto, ci hai fatto un quadro preciso, esaustivo, a 360 gradi. Volevo stringere un attimo
dicendo che proprio filosofi come il tedesco Ernst Cassirer sono stati vittima di queste leggi razziali. E allora le leggi razziali, oltre che a produrre le vittime nei civili, lui addirittura è stato costretto a rinunciare al rettorato dell'università. Sì. Ecco, Hamburgo. Esatto, dell'università di Amburgo, ma addirittura anche ad emigrare da quel luogo per sfuggire con molta probabilità a quelle che sarebbero state le orribili vicende che gli avrebbero fatto vivere. Ecco, questa ha influito, secondo te, ha condizionato questo pensiero o no? Allora, hai anticipato una cosa che avrei detto io, cioè infatti nel momento in cui ho posto al centro della filosofia contemporanea il pensiero kantiano, dovevo ricordarvi che Ernst Cassirer è un neo-kantiano. Infatti le vicende di Cassirer e di Heidegger sono parallele ma distantissime, perché nell'atto in cui Cassirer viene chiamato ad essere rettore della nascente Università di Amburgo, università che nasceva a Amburgo sul mare e quindi con grandi aperture anche nei confronti del diverso, eccetera, e contemporaneamente invece arriva la legge che impedisce i pubblici uffici per gli ebrei, e quindi è costretto a lasciare il rettorato, poi emigrare in Norvegia, poi negli Stati Uniti. Invece Heidegger contemporaneamente scrive uno dei discorsi peggiori, dicono, ma sono d'accordo anche io, in cui sostiene si chiama autoaffermazione dell'università tedesca, in cui sposa il nazionalismo, chiaramente il nazionalismo. Ma tu mi dicevi, quindi l'essere possiamo dire che sono state vittime in un certo senso? Certamente non possiamo paragonarle alle vittime reali, le vittime che purtroppo sappiamo, cioè secondo me dovremmo continuare a dire, e non è che me ne vergogno, ma va detto, secondo me gli intellettuali, anche ebrei, in alcuni casi, sono stati fortunati. La stessa Hannah Arendt riesce a emigrare a Parigi, poi anche lei finisce negli Stati Uniti. Perché comunque l'intellettuale intuisce prima. Io poi, vabbè, sarebbe da leggere le lettere che scrive Cassirer, perché all'inizio non ci credeva che ci sarebbe stato il tracollo sulle leggi razziali, però l'intellettuale riesce anche a intuire prima dove va la storia, ecco. È una delle caratteristiche a volte dell'intellettuale, da segnali intuire, e quindi riescono magari a trovare scampo e rifugio prima. Bisognerebbe fare, ecco, come diceva il mio amico e collega Spartaco, ancora tante cose andrebbero scritte, tanti documenti andrebbero ritrovati, vedere la sorte degli intellettuali. Stamattina leggevo invece di altre vicende che lì forse ancora dobbiamo scavare, anche per esempio nei Gula, molti intellettuali sono finiti, sono stati lì anche invece ammazzati. E allora invece i filosofi di cui vi volevo parlare, che sono appunto Cassirer e la Hannah Arendt, riescono. Certo, è una grande perdita per generazioni di studenti, perché, e qui voglio ritornare al tema del totalitarismo, la perdita non è tanto per loro, perché hanno trovato altre situazioni di vita, ma è per le generazioni di studenti che vengono formate attraverso il pensiero totalitario. Qui la Arendt è molto chiara, e nel 51 scrive questo testo proprio perché si chiede: ma com'è possibile che siamo dominati dai totalitarismi? Perché lei mette insieme i diversi totalitarismi.
Il problema è che la Arendt ritiene che ci sia una sorta di radicalità del male. Qual è la caratteristica? Cioè, questa è la tesi dell'Arendt. La caratteristica del totalitarismo è appunto quella di essere una ideologia totale, che non lascia spazio neanche alla libertà di pensiero, ma non come, dice la Arendt, potevano fare anche i tiranni in Grecia, perché anche nei confronti del tiranno esiste un minimo di libertà di pensiero, no? Invece, giustamente, la Arendt sottolinea come il male radicale dei totalitarismi consiste nell'ideologia dominante che penetra nelle coscienze, anzi annulla le coscienze, e finisce per identificarsi con un pensiero unico. Ci sono delle pagine della Arendt straordinarie in cui che ha assistito, di nuovo è disturbato un po', la Arendt assiste al processo ad Eichmann che si svolge a Gerusalemme, perché dall'America come giornalista viene mandata a raccontare del processo, e lì invece scrive un'altra delle sue opere famosissime, che non riguarda più la radicalità del male dei totalitarismi, ma la banalità del male. E questo è un altro pezzo di storia incredibile, perché la Arendt viene accusata anche dagli stessi ebrei. Purtroppo, qui abbiamo un esempio, un caso molto particolare, ma spesso nella storia ritornano questi episodi, in cui gli stessi ebrei sono nemici di loro stessi, perché si accontentano di visioni tradizionali, no? È più rassicurante fare un racconto che non è, penetri nel profondo. Vedo che c'è una domanda. Dicevo soltanto che che cosa sconcerta la Arendt di fronte alla difesa di Eichmann? La sua serenità, il fatto che Eichmann sostiene nella sua difesa di avere semplicemente obbedito e convinto di aver agito secondo la sua coscienza, solo che la sua coscienza non era una vera coscienza, si identificava con la coscienza del Führer. Non vorrei annoiare. No, Annabella, scusami, prima volevo farti concludere con il secondo esempio, però mi piacerebbe che tu mi rispondessi brevemente a questa domanda, perché fate domande difficili, però, cari. Come? Però fate domande molto difficili. No. Okay. Non mi ascoltami. Ecco, da quanto tu hai detto sino adesso, penso di poterti chiedere: ma allora il male nasce con l'uomo e abbatte il bene? Vabbè, ho capito dove vuoi arrivare. Io vedo che ci sono delle chat, però. Sì, subito dopo ti introduco a questo. Se adesso mi rispondi. Intervengo io un secondo. Riccardo, dopo questa risposta di Pasquale, domanda di Pasquale, la tua risposta, ci sono, diciamo, tre domande, perché c'è Antonino. Sì, aspetta, Francesco, per cortesia. Sono contenta, io ho al telefono una persona che desidera porre una domanda, e poi andiamo sulle chat. Un attimino, facciamo rispondere la professoressa prima. Va bene, allora il problema, tu mi dici, della radicalità, se il male è così radicato, come facciamo ad estirparlo? Ecco, grosso modo credo sì, che Giuliano.
Credo di aver capito. Sei, stai Allora, calmo, ascolta. infatti, vi devo dire che in una prima fase, ma è anche normale, siamo nel 50, l'idea di una speranza è molto difficile affacciarsi, è un po' Zitto, disturbante. zitto, zitto. È disturbante. Allora, invece, che la stessa Arendt, quando poi, nonostante scrive la banalità del male, anzi, proprio perché scrive la banalità del male, ci fa vedere come bisogna, l'uomo non è radicalmente, ecco, non è radicalmente cattivo, ma si adagia. Ecco, il più delle volte si adagia in atteggiamenti poco critici. È più semplice obbedire e immaginare che il migliore dei mondi possibili sia quello che ci viene presentato dal capo del momento, oppure da un'ideologia rassicurante, oppure da una burocrazia che risolve alcuni problemi. Invece, proprio in questo sentirsi rassicurati, rassicurati dal pensiero altrui, in questo abdicare alla possibilità autonoma di un pensiero critico, ecco, questo rinunziare al pensiero critico, che apparentemente è qualcosa di facile, ecco, di spontaneo, ecco perché è banale. È più semplice dire Ho capito, ho capito, ho capito. invece, ecco che volevo chiudo insieme a quel discorso che dicevamo sulla formazione dei giovani. Ecco perché il problema delle leggi razziali, ma la stessa cosa è avvenuta anche in Italia, no? Anche se sono stati pochi quelli che hanno resistito e hanno lasciato l'impiego. Vabbè, uno di questi è il fondatore Enriquez della nostra Società Filosofica Italiana. Ma voglio dire, ecco perché il totalitarismo, il fatto allontanare quegli insegnanti che educano al pensiero critico significa propagare una ideologia totalizzante ed impedire la speranza. Perché, ecco, credo che Pasquale volesse che io usassi questo termine. La speranza c'è, ma non la troviamo per strada facilmente. È soltanto attraverso uno sviluppo e un'educazione del pensiero critico. Diceva Spartaco Capogreco l'altra volta, la storia è importante, dobbiamo analizzare la storia, i fatti, nella loro consecuzione, anche i minimi avvenimenti. Io dico non basta, perché se non c'è una capacità di sviluppare un pensiero critico, che vuol dire un pensiero anche dissonante e dissidente. Questa è la radice del male. Certo, hai perfettamente ragione. Ascolta, parlando con gli amici in questi nostri incontri, quando hanno saputo che tu sarai presente e che chiudevi questo ciclo di incontri, sono stati molto affascinati e sono stati molto interessanti al tuo dire. Io mi ha raggiunto telefonicamente, non sapeva, sì, forse per chat. Il professore Giuliano Zucco, che è un ex insegnante del liceo artistico di Salerno, il quale vorrebbe porti una domanda. Dopo di lui passiamo anche a sentire i nostri altri due albini, Antonino De Giorgio e Luciano Figliomeno. Pronto, professore? Pronto, buonasera. Ecco, dica pure. Sì, intanto mi complimento con tutti voi per questo grande messaggio che state dando. Mi complimento con la grande Elisabetta D'Atri, donna di grande ampiezza, Annabella, perdon, Annabella D'Atri, di grande ampiezza mentale e culturale. Mi complimento con lei, dottoressa. Io sono stato nella mia vita, in altre vite ovviamente, cara dottoressa, allievo di Socrate e di Platone.
Diceva Platone che la migliore forma di governo non è quella democratica, ma è una forma di governo in cui ci potrebbe stare un re filosofo. Sì, ed è bellissimo questo concetto, no? È una grande metafora, una grande verità, dipende. Io spesso metto nero su bianco quando mi viene qualche idea. Faccia la domanda, professore, faccia la domanda. Ecco, violenza senza confini, vita negata, umanità negata, fino a quando, dottoressa, questo? E fino a quando questo ominide, sapiens sapiens, che oggi è diventato demens demens, continuerà a essere il peggiore nemico di se stesso, degli animali, della natura tutta? E allora cosa fare, dottoressa? Dottoressa Datri, grazie. Grazie, grazie professore, grazie, grazie. Povera me. Prego, Annabella. Povera me. Sono contenta di aver sollevato molte curiosità, perché alla fine volevo poi concludere anche sostenendo che, riprendendo il pensiero antico, ci salva soltanto la dialogicità, ci salva soltanto questo, ci salva un ricostituire una polis. Noi oggi non mi piace tradurla con la cittadinanza, perché è diventato uno slogan, l'educazione alla cittadinanza. Ecco, noi ecco la differenza fra capire che significa la cittadinanza e usarlo solo perché la burocrazia ci dice che dobbiamo farlo. Sono due mondi diversi. Dato che abbiamo citato Platone, devo dire che il pensiero di Platone si presta a tutte e due le interpretazioni, cioè da un lato proprio perché ritiene che soltanto chi conosce, no? Solo il sapiente, il filosofo, può governare. Nel corso della storia della filosofia è stato molto criticato, perché qualcuno, e a volte anche l'Arendt lo dice, potrebbe proprio questo pensiero portare al totalitarismo, perché se soltanto alcuni sono depositari della verità, significa che grandi fasce di popolazione sono esclusi dal dibattito e dalla individuazione di una verità comune, no? E questo è un aspetto, vedete l'importanza anche quando si legge, di leggere criticamente. Perché se si pone nella storia, allora cambiano le interpretazioni. Ma d'altra parte, la domanda che mi ha chiesto è come facciamo a uscirne? E secondo me non c'è altra via che l'educazione. Ma un'educazione che non deve essere soltanto lasciata. Ecco, per questo anche io mi complimento con l'associazione culturale. È un'educazione diffusa. Dobbiamo riuscire a fare su internet, nelle piazze quando ritorneremo, renderle vive di idee e di confronto di idee. Purtroppo la soluzione non c'è. Le soluzioni tiranniche possono arrivare dalla sera alla mattina, ma le soluzioni vere sono lente, non dobbiamo abdicare. Ecco, sono contenta che ci siano molti insegnanti. Secondo me non dobbiamo abdicare alla nostra funzione di educatori, ma tutti siamo educatori. Chi fa politica è educatore, nelle famiglie siamo educatori, siamo educatori quando zittiamo chi la pensa diversamente da noi, e siamo cattivi educatori. Il problema, secondo me, è proprio questo, è che è molto più come dicevo prima, è più facile non rinunziare alla propria coscienza critica. È più difficile invece dover informarsi, analizzare, confrontare se stessi con quello che gli altri vivono e noi stessi viviamo. Il fatto stesso che Socrate, abbiamo Socrate che è alle mie spalle, fra gli altri, e il fatto stesso che Socrate abbia inventato il tema del soggetto, che non era proprio la parola soggetto, ma diciamo della conosci te stessa,
L'idea che l'uomo deve innanzitutto conoscere se stesso significa un modello di dialogo interiore. Ogni volta tutti noi, di fronte a delle scelte che inevitabilmente compiamo, dobbiamo, questo è l'essere umano, aprirci a un dialogo interiore. Faccio bene a fare questo? Questa banalissima domanda. E questo non ha a che fare soltanto con i filosofi di professione. Io in genere cito i filosofi di professione, ma lo faccio soltanto come modelli di pensiero che, ai quali tutti noi possiamo avvicinarci. Certo, hai perfettamente ragione, Annabella. Adesso ho delle domande in chat. Sì, no? Infatti te ne sto facendo una, che sto appunto, c'è la signora Lalla Rosi che ti chiede, lei pensa che il dono del libro, la leggi anche tu forse sul monitor? Se la chat privata la leggo. Allora, lei pensa che il dono del libero arbitrio fatto da Dio agli uomini li abbia allontanati dalla Sofia? No, la risposta è secca, no. Premesso che la questione del libero arbitrio, io ci faccio molti corsi su questa questione perché secondo me è quella decisiva. A me non interessa però dire è un dono divino, ma il fatto stesso che viene rappresentato come dono divino, secondo me ci invita a chiederci perché viene considerato un dono e non una iattura e non una disgrazia. E perché è esattamente quel momento in cui quella facoltà, quella capacità, cerco di moderare le parole perché ogni termine significa qualcosa di diverso, quella capacità che ci rende veramente umani, ed è quella famosa capacità a cui facevo riferimento, che veniva definita già da Aristotele come la capacità di deliberare, lui la chiamava proairesis, cioè la scelta deliberata. Libertà significa non fare tutto ciò che i sensi mi indicano, ma libertà, ecco la lezione kantiana, è dare a se stessi la legge. E il problema è appunto che solo l'uomo, con tutto il rispetto per il mondo animale e il resto del regno vegetale, ma è solo l'uomo che ha questa capacità di aprire nuovi mondi. La parola mondo come intersoggettività significa di relazionarsi con gli altri. Io ora mi sto relazionando con voi, stiamo facendo esperienze di aperture, di innovazione, nel senso che creiamo insieme qualcosa. Questo è il libero arbitrio. Ed è certo, hai perfettamente, ripeto, sono perfettamente in linea con te. Una libertà libertà razionale, la libertà applicata con saggezza attraverso la ratio. Professore Antonino, desideravi. Pasquale, c'è Simona. Quindi, se si parla di teorie morali, analizzando Hobbes, possiamo dire che Hobbes stesso ha aperto la strada al totalitarismo e allo spontaneismo, ponendo le basi della distruzione della natura umana? Metto in fondo distruzione della natura umana. E questa parte andrebbe approfondita meglio. Devo dire che la stessa Arendt sostiene che fra i responsabili alle origini del pensiero totalitario può esserci anche Hobbes. Ma perché?
per il fatto che in Hobbes, ovviamente stiamo parlando di altro secolo, quindi io avevo detto attraverso, non posso attraversare tutta la storia, anche il pensiero moderno, però è importante il pensiero di Hobbes, perché Hobbes è uno dei primi che giustifica la nascita dello Stato, e giustifica la nascita dello Stato in base al fatto che i cittadini rinunziano, diciamolo in maniera semplice, rinunziano ai loro diritti, che cedono al Leviatano, no? A questo sovrano assoluto, in cambio soltanto della vita. Ma questo significa che questo mostro, questo stato assoluto, questo Leviatano, può intervenire nella vita dei singoli a suo ad libitum, a suo piacere, ma tutta la teoria di Hobbes mira anche a giustificare la nascita della società. Quindi, in un certo senso, si chiama contrattualismo la sua teoria, appartiene al contrattualismo. In un certo senso, però, che cosa vuole dire Hobbes? Lo Stato deve essere giustificato, non dobbiamo darlo per scontato, come facevano bontà loro i greci, che dicevano nasciamo nella polis. Invece, dopo tutta una serie di vicende, inducono il 600 a chiedersi, perché nasce il concetto dell'individuo, dice, ma perché mai gli individui devono rispettare lo Stato? Quindi inizia questo processo con Hobbes che io chiamo di giustificazione delle origini dello Stato. Cioè, non lo dobbiamo dare per scontato che lo Stato sia qualche cosa di giusto, ecco. E inizia un percorso. Quindi ecco perché dicevo, non è che distrugge la natura umana, la interpreta in una maniera tale da consentirgli di giustificare, cioè di rispondere alla domanda perché lo Stato è necessario. Però badate, parla di Stato. Ovviamente usare il termine greco ci aiuta, perché la polis, e ci sono anche, non ve le leggo se no vi annoio, ma vi invito a leggere, ci sono delle pagine dell'Aeneide in cui dice, ma guardate che la polis greca non è altro che una sorta di teatro in cui ognuno si rapporta con l'altro. Invece lo Stato, ecco, già nasce con una organizzazione, ecco, come organizzazione statale. E questa è la storia moderna, e c'è poco da fare, che abbiamo attraversato. Ho risposto, Simona, spero. Certo, hai perfettamente ragione ancora una volta. Ma ti devo dare ragione, perché è giusto che tu abbia i meriti che io condivido, cioè io sto condividendo questa tua linea. D'altronde non è che ci eravamo messi d'accordo, sta venendo fuori da sola questa linea, così, questo binario, cioè camminiamo uno a fianco all'altro e mai uno davanti e l'altro e dietro. In attesa dell'altra domanda di Simona Masciaga, Antonino De Giorgio, prego, vorremmo coinvolgerti in questa discussione. Sì, grazie, buonasera Annabella. Una considerazione e una domanda. La prima è una considerazione che si rifà alla filosofia greca che tu tanto ami, ed è così un chiarimento. L'uomo non è responsabile delle proprie azioni, diceva qualcuno nella filosofia greca, e poi qualche altro filosofo, Protagora, diceva che l'uomo è misura di tutte le cose. E quindi come concili tu queste due affermazioni che poi hanno per tanto tempo governato il pensiero della filosofia dell'antica Grecia, insomma? Quindi l'uomo non è responsabile delle proprie azioni, o l'uomo è misura di tutte le cose? Quindi perché se noi passiamo sul termine che l'uomo è misura di tutte le cose, e allora la domanda è questa: ma può esistere una filosofia del regime
oppure le due parole sono in antitesi, Annabella? Cioè, come pensi che un regime, i totalitarismi come tu hai già descritto, cioè il pensiero totalitario, come può poi avere una sua filosofia? O come un filosofo può giustificare un regime totalitario, qualunque dei regimi noi abbiamo conosciuto e purtroppo stiamo ancora conoscendo? Bene, allora ti devo dire che ritorno alla mia difficoltà iniziale e al motivo per il quale non avevo mai voluto cimentarmi in questa discussione. Parto dal fondo. Com'è possibile che ci siano delle filosofie che si identificano con dei sistemi totalitari? E la risposta purtroppo sta proprio nel pensiero, in quello che dicevo prima: se il nocciolo della filosofia viene ritenuta la risposta alla domanda ma che cos'è l'essere e come diviene, un qualche filosofo può sostenere che la filosofia, che c'è una identificazione fra il destino proprio, ecco, della storia e la filosofia corrispondente, si può identificare con il pensiero che corrisponde a quell'epoca storica. Ora vi devo scandalizzare, e io spesso cito questo testo di Heidegger, e vi devo dire che, poi lo espungo in questo passaggio da un testo di Heidegger sulla tecnica, ma Heidegger a un certo punto scrive che anche il sistema, purtroppo è terribile, ma ve lo devo citare, il sistema di distruzione di massa attuato nei lager corrispondeva all'essenza dell'età della tecnica. Cioè il fatto, Heidegger non si concentrava sul destino degli esseri umani, ma sul che cos'era, cioè sul fatto che quel tipo di distruzione avveniva in maniera tecnica. E secondo me, per esempio, questo è una grande differenza con altri, ecco, altri casi, come giustamente all'inizio dicevamo, anche con quello che ricordiamo oggi, con le foibe. Nel caso delle foibe non c'è una distruzione scientifica. Ecco. Quindi Heidegger poteva dire poi nella pubblicazione successiva l'ha cancellata questa frase perché era già passato il 50 ed era già accusato di connivenza con il regime. Però secondo me lo pensava, cioè era il pensiero, cioè diciamo l'organizzazione statuale tedesca, secondo lui, era interprete dell'essenza, cioè, diciamo con una parola più semplice, dello spirito del tempo, del venire all'essere di un modo tecnico, ecco, del prevalere dell'essenza della tecnica. Ecco, l'età contemporanea per Heidegger era rappresentata da questo spirito della tecnica, da questa essenza della tecnica. Devo dire però che lui stesso, e così rispondo agli antichi, lui stesso nella parte finale del saggio sulla tecnica dice, citando Hölderlin, laddove però cresce il pericolo, cresce anche la salvezza. E a che cosa si riferiva? Si riferiva proprio alla tecnica, quando diceva, ma noi consideriamo la tecnica appunto come sfruttamento della natura in maniera organizzata, eccetera eccetera, ma non pensiamo che in origine nel pensiero greco tecnica e arte erano la stessa cosa. Quindi la salvezza può venire da un considerare, ecco, l'uomo
come artista, ecco, diciamo, come depositario, della verità che si disvela anche attraverso l'arte, no? Quindi lo stesso Heidegger, riprendendo pensieri antichi, si ritorna a questa concezione greca che, come dicevi giustamente tu, è duplice. Noi sappiamo che in Italia, per esempio, Severino è stato un avversario di Heidegger, no? Il pensatore dell'essere unico, no? E appunto perché nel pensiero greco possiamo trovare questo sacrificio dell'individuo nei confronti dell'armonia del tutto, del cosmo, in cui il ruolo dell'individuo è mortificato, ma troviamo anche, ecco, sia Protagora, ma se pensiamo a tutti i sofisti, no? Con l'accentuazione dell'arte del linguaggio, no? La capacità suadente del linguaggio. Avete fatto, sottolineo bene, a parlare anche del linguaggio, perché anche i greci ritenevano, cioè, qual è lo strumento con il quale entriamo nelle altre anime, se non il linguaggio? E in questo si ritrova, ecco, anche questa ripresa da parte dell'Arendt del pensiero del linguaggio come vita attiva. Questa è un'altra opera della, cioè, la parola non è mera parola, ma è azione, è il mezzo con il quale entriamo in contatto con l'altro e quindi disveliamo mondi nel momento in cui dialoghiamo. Però, ecco, però devo dirvi che di tutto il pensiero greco io personalmente ritengo che il ruolo di Aristotele non può essere taciuto, perché Aristotele teorizza l'etica, è il primo teorico dell'etica, che sostiene appunto che l'uomo è principio agente, è lui che è causa delle sue azioni. Cioè, ecco, una bella, perfetto. Posso riassumerti la domanda di Simona Masciaga? Sì, possiamo dire che Ocse ha aperto la strada al totalitarismo. Ma ho già risposto allo... a questo. Scusami, Pasquale ha già risposto. Sì, oh, lo so che ha già risposto. Questa è la domanda, stavo dicendo, che riassumevo questa domanda di Simona Masciaga per dirti e per chiederti, ma questa natura dell'uomo, prima di lasciare la parola a Luciano Figliomeno, ma questa umanità dell'uomo, da come, da quale parola scaturisce per questo totalitarismo che se... Non sento. Ah, non senti? Adesso di nuovo sì. Allora. Sì, cioè viene sopraffatto. Quali sono i motivi, cioè, per cui c'è questa sopraffazione? È questo che mi preoccupa. E preoccupa tutti noi. Non mi piace fare degli esempi troppo facili, concreti, ma se noi riflettiamo anche a quello che avviene oggi, secondo me lo capiamo meglio, perché spesso noi rinunziamo ad analizzare autonomamente la storia, gli avvenimenti, le teorie, perché è più semplice sintetizzare tutto con un flash, è più semplice non approfondire. Non è un problema, come ti posso dire, di pigrizia, di non abitudine all'approfondimento.
Ecco. Io non parlo soltanto dell'Italia, per esempio, ma secondo me questo è un fenomeno preoccupante, che è internazionale, no? È planetario. Il fatto stesso che dobbiamo mandare messaggi brevi, sì, adesso hanno aumentato il numero delle parole di tweet, ma rimane la velocità della comunicazione. Inevitabilmente la velocità della comunicazione si giova di slogan. Questo, grosso modo, sto cercando io stessa di dire come facciamo a vincere questa passività. Ecco, si chiama passività, è una rinunzia alla nostra autonomia di giudizio. E la superficialità nel volere affrontare gli argomenti in maniera corretta. E vedi, io dico anche questo: noi ci troviamo su un mezzo di comunicazione che ci permette di entrare in comunicazione in una maniera splendida, però ci costringe a stare, questo siamo noi stessi gli esempi di che tu stai facendo, ci costringe a stare in tempi brevissimi. Professore Luciano Figliomeno, ci aiuti tu a capire qualche cosa oltre quanto abbiamo già capito che ci ha detto la professoressa Latri? Mi raccomando, non pensiamo che abbiamo capito tutto. No, per l'amor di Dio, Mi figuriamoci. sentite? Mi sentite? Io sì. Ok, dottoressa, mi è piaciuto tantissimo il suo approccio alla filosofia, in modo particolare quando parla della tecnica. La mia domanda parte da una considerazione: quanto il peso del pensiero ebraico in filosofi come Spinoza, come Emanuele Levinas, hanno riconsiderato il pensiero filosofico occidentale. Hanno dato un contributo, hanno aiutato a capire meglio le cose, oppure è stato, per esempio, non so, Levinas diceva l'io assassino. Quando parlava dell'io assassino si intendeva l'io come dominio, come potere. Ecco, pensa che questa riconsiderazione anche di Franz Rosenzweig e altri filosofi, ecco, quanto sia il peso che ha avuto l'ebraismo di questi filosofi ebrei nel pensiero occidentale. Grazie. Ovviamente, proprio perché, come vi dicevo, è difficile essere esperti di tutti e sintetizzare con una battuta il contributo di pensatori così lontani, così diversi come Spinoza da una parte, perché stiamo parlando sempre dell'età moderna con Spinoza, e dall'altra parte invece ha citato Levinas. Devo dire che di recente, in un'enorme storia della filosofia alla quale ho contribuito con un capitolo proprio sul neocantismo, ho visto per la prima volta inserito anche un capitolo che si chiama proprio la filosofia ebraica. Secondo me è già un inizio, no? Questo considerare un apporto particolare e speciale, no? Del pensiero ebraico alla storia della filosofia. La stessa Arendt viene citata fra queste fondamentali pensatrici ebraiche. Bisognerebbe individuare per ciascuno di loro il contributo specifico, ecco, della loro fede ebraica al sistema filosofico. Sicuramente credo che un tema comune è questa attenzione al tipico dell'ebraismo, a mio avviso, a questo rapporto con l'altro. Giusto, giusto. Perché lo ritrovo nelle parole dell'Arendt, e che poi vanno a
riscoprire poi in maniera diversa. Per esempio Spinoza, che apparentemente sembra un pensatore astruso, io difficilmente lo faccio leggere ai miei ragazzi perché è un po' difficile, però come sono cioè, qual è l'idea di fondo di Spinoza? Che comunque anche noi esseri umani siamo modi di un tutto, cioè è questa idea che non siamo isolati, che siamo onde del mare e che ci dobbiamo rapportare con gli altri. E quindi sicuramente c'è questo tema. Poi ovviamente ognuno lo declina, ognuno dei filosofi, non possiamo dire sono ebrei e quindi la pensano tutti alla stessa maniera. No, 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 assolutamente. Declina, però io noto che c'è questa attenzione forte al tema dell'altro. Verso l'altro, verso Cioè, l'altro. e anche il soggetto, anche quando diciamo, ma io domino l'altro, come mi rapporto con l'altro? L'altro è veramente lontano, o posso io in qualche maniera, ecco, raggiungerlo, arrivare a un punto di condanna? Io non sono un'esperta, anzi, vedo in chat qualcuno che forse ne sa anche più di me, ma secondo me è favorito da questa idea di popolo, secondo me, tipico della religione ebraica. E soprattutto, ma qui mi verrebbe da dire, voi sapete che a proposito del totalitarismo, dove vi devo aggiungere questa tesi, questo tema, no? Ma io dico dei totalitarismi, ma leviamo questa parola e diciamo dei pensieroni, quest'idea del pensiero unico. È tipico del pensiero unico presentarsi come un sistema scientifico in cui esistono dei nemici. I nemici sono fatti oggettivi. Che derivano da un sistema di idee e i nemici, molte ideologie hanno i nemici. E secondo me, questa è un'idea che ritroviamo girando l'angolo, eh? L'idea dei. Ok. C'è un'altra domanda da parte di Viviana Andreotti. Condivido pienamente la descrizione della pigrizia come sostanza. Strano. Lo leggo io. Io non leggo bene della comunicazione. Leggo io, Bene, vai, vai tu allora. Vai tu. come sostrato della comunicazione che pietà alla semplificazione estrema, Che porta, sì. che porta pietà alla semplificazione estrema. Perfetto. Mi sta dando ragione, nel senso che ovviamente la collega è una collega di filosofia, quindi devo dire, è facile per noi che di mestiere facciamo filosofia odiare le semplificazioni. Adesso ce n'è un altro. I testi di Sì. Heidegger che sono scritti importanti perché raccontano la fenomenologia ermeneutica del totalitarismo e riguardano altrettanti passi avanti nella preparazione dell'evento dell'essere. Nel 1933, anno in cui era rettore dell'università tedesca, Heidegger si era illuso di poter stabilire con Hitler un rapporto di collaborazione analogo a quello che pensava intercorresse tra Mussolini e Giovanni Gentile. Tuttavia, credo si debba, ovviamente anche la collega Angela Maria Spina, una collega di filosofia, che giustamente sta precisando storicamente, c'è un po' di precisa per quanto riguarda Heidegger, anche una prima fase di illusione. Non so, poi dice, tuttavia credo si debba, e non leggo più, il problema qual è? Che effettivamente anche Heidegger, io adesso non sono tenera nei confronti di Heidegger, però devo anche dire che Heidegger venne avversato poi da alcuni gerarchi. E infatti ha ragione la collega a dire che questa illusione della collaborazione con il nazismo dura poco, però c'è stata. E secondo me dai filosofi si deve richiedere più lungimiranza. Però bisogna anche dire che alcuni gerarchi erano profondamente avversari,
di Heidegger, tant'è che quando si trattava di indicare quale fosse il filosofo ufficiale, no, si schierarono assolutamente contro questa ipotesi che fosse individuato in Heidegger. E questo è giusto dire, quindi la collega mi ha invitato a precisare, perché purtroppo però, appunto, quando dobbiamo semplificare, magari facciamo anche a pezzi storie lunghe di pensatori, di rapporti aggrovigliati, complessi. La stessa Arendt, come vi dicevo, ha avuto un rapporto di amore con Heidegger, quindi è stato un rapporto molto complesso. E alcuni concetti che poi ha approfondito, proprio per esempio questa idea di mondanità, come stare con gli altri, essere con gli altri, deriva da un approfondimento di questo concetto di mondo di Heidegger. Però, se dobbiamo dire, io andrei avanti a lungo ad ascoltarti. No, volevo però, sì, prego. Prego, se non ci sono, prego. No, siccome purtroppo ognuno di noi, adesso faccio un po' fra virgolette l'accademica, noi di solito siamo identificati come studiosi di A, B, C, D, una serie di temi. Allora, siccome ho citato solo molto brevemente Cassirer, mentre me ne sono occupata nella mia vita a lungo, allora volevo ricordare invece una cosa che secondo me un anno, che è il 1929. Cosa succede nel 29? C'è un incontro a Davos o Davos, perché possiamo, che attualmente è la sede degli incontri economici, no? Invece una volta nelle terme si tenevano incontri culturali. E c'è stato in quel momento, fra l'altro quell'anno era l'anno in cui si laureava Nare, con una tesi su Sant'Agostino, sul Namor Mundi. Allora, in quell'incontro, che secondo me è stata un'occasione mancata, cioè avrebbero potuto intendersi meglio, e invece l'incontro aveva per tema che cos'è l'uomo. Per questo mi piaceva citare questa circostanza, che mi avete chiesto umanità negata. Allora, il problema, che cosa significa umanità negata? Io dico, prima intendiamoci su che cosa è l'uomo. Ebbene, questo incontro del 29, prima che tutto succedesse, si verifica proprio su questo tema comune. L'interesse antropologico, diciamo, viene fuori. Allora, mentre Heidegger dice che Cassirer è troppo concentrato sull'uomo, ecco, alla fine dice, è per questo quella tesi che vi dicevo viene fuori in questo incontro, perché lui dice il problema vero è invece l'uomo che pone la domanda metafisica. No? Sì, ma fra poco ti chiamo io, Queste domande di grande profondità, che però sono un modo, ecco, secondo Cassirer, sono invece un modo per non affrontare le questioni reali, le questioni storiche, le questioni politiche, le questioni etiche. E invece Cassirer ritiene che l'essenza dell'uomo consista nella capacità creatrice e formatrice, no? Nella possibilità che l'uomo ha di essere creatore. Ecco, questa, su questo avviene lo scontro. Poi i due si perdono di vista, eccetera, eccetera. E a questo punto, quando poi Cassirer dagli Stati Uniti scriverà saggio sull'uomo, quindi ritorna sul concetto di uomo, ricorderà in un altro che non è possibile essere un pensatore neutrale, un filosofo neutrale non esiste, e che a lui ha interrotto anche il colloquio con Heidegger proprio per il fatto che chi si occupa dell'essere e ritiene, non fa altro che deresponsabilizzare l'uomo e
evitare invece di concentrarsi su quello che l'uomo può creare e può fare innanzitutto a livello etico. Ecco che viene fuori il famoso primato dell'etica. Però se posso, a proposito di Kant, puoi, tranquilla. Volevo citarvi, no, mi è venuto in mente adesso a proposito dell'uomo, del rispetto per l'uomo. E siccome stasera ha scritto una splendida monografia dedicata alla vita di Kant e conclude questa monografia ricordando gli ultimi momenti della vita di Kant, quando lui sta gravissimo malato, arriva il medico e Kant non riesce, vedete la parola, l'importante, non riesce bene ad esprimersi, però fa degli sforzi per alzarsi dal letto, dalla sedia, in sedia, finalmente il medico dice ma stai calmo, finalmente qualcuno riesce a interpretare quello che diceva Kant. Kant voleva dire: se io non mi alzo e non manifesto rispetto per la persona che mi è venuta a trovare, vuol dire che non ho più neanche un briciolo di umanità. Quindi fin quando avrò un briciolo di forze, devo essere in grado di rispettare l'altro che mi è venuto. Con questo Cassire conclude la sua monografia su Kant proprio per ricordare come in alcuni filosofi, e questo lo dobbiamo anche dire, ci sono alcuni filosofi in cui pensiero ed agire sono un tutt'uno. Qui sarebbe tutto un altro capitolo, lo potremmo fare un'altra volta questo discorso, il discorso dell'intellettuale organico o meno. È organica a cosa? A un sistema particolare, a un partito oppure all'umanità? L'ultima domanda vale per tutti, allora c'è una domanda, se tu vedi sulla chat privata, altrimenti la leggo io, di Simona. Simona Popper. Okay. Popper. Sì, Popper è convinto che Platone sia il vero... Sì, ha ragione Simona. Allora, Simona ricorda come Popper scrive proprio questo. Sia il vero promotore del totalitarismo, il concetto poi ripreso da Agostino Pulitore della Tela, attraverso l'eliminazione dei malvagi e di chi si oppone al potere. Da qui la fonte di ogni ideologia fascista e nazista. Ovviamente, non è che possiamo dire tutto a un tratto da Platone si arriva al fascismo, scusate, cioè bisogna anche interpretare Platone in una certa maniera. Quando ovviamente Popper è un autore liberale importantissimo e quindi fa bene a ricordarci come alcuni filosofi, in particolare Platone, non vanno presi alla lettera, perché ovviamente, esattamente come vi dicevo all'inizio, se noi prendiamo della Repubblica, il dialogo più noto di Platone, della Repubblica, no? Se noi della Repubblica di Platone prendiamo solo questo aspetto, cioè il fatto che sono alcuni, solo i sapienti, i filosofi, sono i reggitori dello Stato, allora significa che solo alcuni, un'aristocrazia, diciamo così, può conoscere la verità, e quindi tutti gli altri devono semplicemente obbedire e attingere alla fonte, no? La fonte diventa propria soltanto di alcuni. Questo pericolo, ecco, potrebbe esserci, però per interpretare bene Platone bisogna leggere nel dettaglio. Bisogna anche ricordare quello che vi dicevo all'inizio, cioè che per Platone sapienza e saggezza sono la stessa cosa, per cui, e soprattutto il bene, ecco, conoscenza e bene sono molto vicini. E il tema di quel dialogo è lo stato giusto,
Allora, il problema è che con i mezzi che aveva Platone a disposizione si poneva però la questione della giustizia. E quand'è che lo Stato sarà giusto? Poi questa era la sua proposta: lo Stato sarà giusto quando ciascuno riceverà in base ai suoi talenti e ai suoi meriti. Ecco, questo grosso modo era l'idea. Quindi, per quando Popper giustamente mette, cioè, dice state attenti perché ci sono, questo pensiero totalitario si annida anche in alcune tesi platoniche. Ma io vi devo citare anche un altro autore che io adoro, che però che si chiama Russell, il quale invece sostiene, per esempio, che Rousseau può essere padre del totalitarismo con la sua idea di volontà generale. Ma chi è che interpreta la volontà generale? Cioè, quando qualcuno pensa di poter interpretare la volontà generale, è legittimato a farlo? Anche in questo si può annidare, ecco, si annidano dei pericoli. Vi volevo dire, quindi, come giustamente nel primo dei vostri incontri, Spartaco Capogreco sottolineava il fatto che i fenomeni così radicali di solito non avvengono dalla sera alla mattina, ma bisogna avere attenzione a piccoli eventi che man mano si accumulano e poi danno luogo al vulcano, all'eruzione. Il problema anche dei pensatori che leggiamo, ecco, ed è qui. Bisogna Bene. saperli leggere, bisogna Sì, saperli. senz'altro. A me è piaciuto molto il tuo riferimento al termine rispetto con il quale. È kantiano, Ecco, è kantiano. Proprio questa è una cosa veramente molto bella che mi ha fatto tanto, tanto piacere. Dicevo che con te staremmo ad ascoltare il tuo sapere chissà per quanto tempo. Però purtroppo dobbiamo essere superficiali perché è da un'ora e 25 minuti che stiamo discutendo di filosofia, di umanità negata, leggi razziali, totalitarismi attraverso la filosofia. Per cui io ho il compito di ringraziarti No, 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 tantissimo. momento, Ringraziarti aspettate un tantissimo, momento, dire grazie ai nostri ospiti e passare la parola al presidente di ALB e ringraziando chi ci ha seguito sino a questo momento. Grazie Annabella D'Atri che ci hai intrattenuto in maniera così brillante e ti auguriamo che tu come docente di storia della filosofia contemporanea all'università, ma anche come principalmente vicepresidente della Società Filosofica Italiana Calabrese, possa dare il giusto solco verso quello che è la risoluzione dei grossissimi problemi che ancora sugli argomenti attanagliano, non dico l'umanità, ma almeno il popolo italiano. Grazie Annabella D'Atri, grazie a te Cosimo Pellegrino. Grazie Pasquale. Franco, per favore, puoi allargare su tutti i componenti che stiamo andando in video? Grazie. Allora, io prima di passare alla conclusione, vorrei cedere la parola per un istante, per un saluto, sia ad Antonino De Giorgio, sia a Luciano Figliomeno. Poi la parola torna a me e dirò delle cose. Grazie Franco. Antonino, se vuoi dire. Sì, grazie, ringrazio Annabella perché ci aiuta ad andare avanti. Annabella, saluto tutti, chi è in diretta e chi ci rivedrà dopo in replica, perché ancora una volta abbiamo compreso l'importanza di quello che Annabella ci ha detto dalla filosofia antica ai giorni nostri e forse
E il saluto è questo: se noi cogliamo il pensiero della professoressa Annabella Datri, cominciamo a pensare, quindi ampliamo il nostro concetto di educazione, forse potremmo contribuire ad evitare che si ripresentino totalitarismi. Grazie, grazie Annabella, grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato in queste 4 lunghissime giornate che ci hanno visti dal 27 gennaio fino a... Complimenti a voi per l'iniziativa. Per noi, credo, educatori, è un dovere dire la nostra. Sì, la ringrazio anche perché queste serate sono state stimolanti, mi hanno fatto riflettere su tante cose. E devo dire, faccio un esempio. Un professore si chiamava Kraus, che era in un campo di concentramento, nonostante era sicuro di morire, si ostinava a leggere e a far capire a quelle persone che c'erano la validità della cultura. Sapeva a memoria il Fausto di Goethe, sapeva e gli raccontava tutta la storia della letteratura tedesca, nonostante fosse prossimo alla morte. Ecco, questo ci deve far riflettere su tante Sì, cose. esattamente come l'eroe, io l'ho chiamato in mio saggio l'eroe Kant, è esattamente, ma questo, io non conoscevo questo episodio, cioè più che un episodio, queste vicende, che però Questa dice. secondo me sono importantissime Sì, perché... perché gli ebrei tedeschi erano patrioti e nazionalisti, non è che fossero, cioè credevano nella cultura di quel paese, non è che erano contrari a Goethe o alla cultura tedesca in generale, si sentivano tedeschi anche loro, anche se avevano uno sguardo verso l'Oriente, verso l'Europa orientale, perché lì forse era la radice del loro mondo e della loro vicenda di ebrei tedeschi. Come Grazie. dicevamo prima, grazie anche per questa informazione. Allora Beh, possiamo salutare. la No. parola tocca a me. Annabella, grazie, ma grazie anche agli altri relatori che ci hanno consentito di allargare lo spazio visivo sugli eventi storici. Io credo che ci rincontreremo tutti quanti per altre iniziative. La cosa che posso adesso dire è che quello che doveva sembrare un momento conclusivo, invece è un momento di inizio. Inizio a guardare le cose in maniera più critica, più attenta. Che dire, grazie a tutti. Ci rincontreremo Grazie. presto. Il prossimo appuntamento spero possa concretizzarsi con il Dante Dei. Intanto grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederla di nuovo, arrivederci. Aspetta, Arrivederci. arrivederci.